In questa pillola impareremo le principali tecniche di ricerca, in modo da consolidare la raccolta di dati, documenti e informazioni. È importante conoscere le tipologie di dati utili alla nostra ricerca, tenendo ben presente la distinzione tra dati primari e dati secondari. I dati primari sono quelli raccolti in prima persona da chi fa la ricerca, per esempio attraverso attività di osservazione, registrazione, misurazione, ispezione di persone, oggetti o eventi. Chi organizza un questionario o un'intervista, ad esempio, produce dati primari. I dati secondari sono invece quelli preesistenti al nostro lavoro, ossia quelli già raccolti da altre persone, organizzazioni o amministrazioni, come nel caso di vari tipi di documenti, diari, giornali, statistiche ufficiali e altre ricerche. In questa categoria rientrano anche i dati aperti pubblicati dalle amministrazioni e i dati statistici. Ogni ricerca ha bisogno di dati secondari. In parte li state già raccogliendo e analizzando per approfondire il vostro lavoro. Ce ne sono di diversi tipi. Un report di ricerca, come per esempio quello sullo stato della cultura prodotto dalla Fondazione Simbola, è una fonte di dati secondari molto utile. Per ogni settore o tema, molto spesso, troviamo rapporti di ricerca di questo tipo. Un altro esempio sono le ricerche accademiche, condotte principalmente da università o centri di ricerca e pubblicate su riviste scientifiche o come risultati di una conferenza. Un modo molto semplice per cercarle è quello di andare sul motore di ricerca Google Scholar. Scrivendo ad esempio Ambiente Puglia, vedrete una lista di ricerche svolte da università e centri di ricerca e magari documenti utili al vostro lavoro. Se stiamo studiando un territorio, i documenti storici ci possono fornire informazioni e dati a volte sorprendenti, come ad esempio il progetto originario di un bene culturale. È possibile scovare questo tipo di dati secondari in biblioteche, archivi pubblici e privati e musei. Dare uno sguardo al passato può risultare molto interessante. Su un determinato tema potete trovare numerosi commenti, articoli, opinioni e critiche, in particolare attraverso blog online e magazine. Servono ad acquisire informazioni non ufficiali, utili per capire dettagli che spesso non si trovano nei documenti ufficiali. Confrontate sempre le diverse voci. Anche se non possono essere messe sullo stesso piano scientifico di altre fonti di dati secondari, le produzioni culturali e artistiche possono raccontare tante cose di un territorio e di chi ci vive. Un film, una mostra, la street art, un gruppo musicale, un documentario possono dire molto. Provate a raccogliere anche queste informazioni. Anche le mappe sono molto utili per leggere il territorio e quindi per integrare le vostre ricerche con ulteriori informazioni. Esaminate e confrontate mappe diverse, quelle ufficiali, quelle turistiche, quelle storiche, ma anche quelle alternative o creative, in grado di far vedere la città in un modo diverso. Potete trovare molte informazioni anche negli archivi media. RaiTeche, ad esempio, è un archivio che contiene moltissimi video storici della televisione italiana ed è possibile consultarlo previa specifica richiesta. Anche molti giornali mettono a disposizione online il proprio archivio storico. Altrimenti potete consultare gli archivi dei quotidiani nelle vostre biblioteche. Ricordate poi che potete attingere molte informazioni interessanti anche dai documenti amministrativi o di comunicazione delle varie organizzazioni. Bilanci, organigrammi, comunicati stampa, news. E poi c'è tanto altro. Siti web, archivi di dati online, delibere, bandi, eccetera.